niente da fare. No, mi non fomento, c'è un consigliere regionale che ha trovato il disposto della legge, che agli articoli, se non vede soldi questo non c'è un problema, la legge 23 dell'87 agli articoli 34 e 38 è chiarissima e la dice che gli esuli in possesso del certificato rilasciato dalle prefetture e con un reddito IRPEF inferiore ai 30.000 euro ha diritto ad avere questa agevolazione. Se non che c'è, che c'è la legge e le leggi seguono uno Stato democratico, le leggi devi essere applicate. E mi sono qua per capire. Ma mi sono più dei profughi, mi sono nato a Trieste, ma i miei dei profughi, mio papà non c'è più, anzi. Mi sono rimasta l'unica. Sono qua per aiutarla. Mi sono l'unico famiglia. Però l'autobus in Valle di Sibilia è regolare, questo è un cartello che è stato posto prima della storia, naturalmente. Quello che vi volevo chiedere è questo, i perseguitati politici, devi pagare il bollo? Gli ex deportati, paga il bollo? Dunque, sono gli ex deportati, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili sono in esenzione. Vabbè, toglieremo questo altro che giustamente è stato messo prima quando non avevamo altro. Ah, sì, perché fai l'inganno effettivamente. Tutti quelli che sono entrati dicono non hanno accettato, lui è appena venuto fuori, tutti gli rifiutano, no, cos'è soldi, non si è presentato la bandiera, e questo studio è grave, perché la commissione è più ufficiale, ma io si può, forse anche sì, perché non è possibile che se il cittadino sbaglia e fa un culo così, che se mai la pubblica poi lui non potete sbagliare, non è possibile, poi ci fate le domande e chiedete le risposte, siamo monitorati, sono un cittadino italiano, arrabbiato, molto arrabbiato, io perché sono detto, chiedo scusa per gli altri, però ecco, proprio mi pressione. Il lavoro, e la cosa che si fa qui, si fa qualcosa.